decisioni assunte, non ci sono trattative. Pertanto, cioè, tutti i tempi non si capisce questo stato di agitazione. Dopodiché, nell'argomentare, esce solo le cose che diceva prima Persico e ci spiega. Sì, la situazione è, la situazione da fine lì in Italia, al giorno si è fatto. Cioè, tant'è che Eni sta ragionando per quanto riguarda il mondo, sta lavorando su tre opzioni. Allora, le opzioni. Dice una, il mantenimento. Due, trasformazione in polo logistico. Tre, vendita. Cioè, sono tre opzioni, no? È giusto per comunque. Non è da tutte le ragioni del mondo come impresa ragionare su queste cose. Ma noi abbiamo detto chiaro e tondo, e grazie anche ai lavoratori sotto che si facevano sentire, che non ci può prendere in giro. E non è un caso che noi siamo partiti prima che qualcuno cominci a lavorare, eh? Perché non vogliamo che il lavoro che qualcuno a lei sta facendo. E non lo faccia sulle tre opzioni, eh? Perché per noi non ce n'è tre. Scusate, non solo per noi, ma per tutta la città e per la Toscana c'è una sola opzione, e che è quella del mantenimento della raffineria di Roma. E non ce ne ha. Non si può permettere nemmeno il fatto che si possa dubitare, sentite dove arriviamo, dubitare che questo non possa accadere, perché solo dubitare mette in discussione decine di imprese, centinaia di lavoratori dell'indotto, il solo dubitare, perché di fronte alla crisi che stanno affrontando le imprese dell'indotto, e che la crisi viene da lontano, che abbraccia anche la Lucchini, abbraccia in parte anche la Solvay, stanno già assumendo notevolmente in termini occupati e in termini finanziari, e il fatto di avere un'esposizione finanziaria così importante mette a rischio le imprese e di conseguenza mette a rischio i lavoratori, se si dubita che non ci possa essere un futuro dentro lei. E allora è un problema adesso, vogliamo dire, è un problema della città, è un problema di tutti, e questo è un punto importante che noi siamo riusciti, io la riconosco, che insieme siamo riusciti a conquistare in regione, insieme all'assessore regionale Simoncini, al presidente della regione che vuole essere presente alla riunione che faremo con il TAP al tavolo del governo, quindi ci sarà il governatore, il sindaco di Livorno e il sindaco di Colle Salvetti, quindi una città intera della Toscana che ancora una volta scende in piazza e sarà su quei tavoli per difendere lei, come abbiamo fatto un'altra volta, riusciremo anche questa volta, perché abbiamo capacità non solo noi, ma perché lo stabilimento complessivamente inteso dimostra che non è che lo chiediamo tanto perché insomma ci regala qualcosa per favore, no, perché lo stabilimento che se gestito intelligentemente marginalmente, se si investe, regge, perché negli ultimi tempi abbiamo dimostrato che questo stabilimento, così come è in condizione di creare meno perdite di tutti gli altri stabilimenti dell'ENI e di avere una prospettiva. Quindi non chiediamo tranquillità, no, rivendichiamo qualcosa che c'è dovuto, che è dovuta alla città, è dovuta alla Toscana. E quindi sì, non siamo per questo. Vedete, ci è stato comunicato che il tavolo, dopo tutte le pressioni che abbiamo fatto, con ogni probabilità, io la do l'80%, sarà convocato ancora al tavolo del governo il giorno 23. Il giorno 23. Lo dico all'80% perché permetteteci, al di là delle telefonate, mi permettete di avere un foglio scritto dove ci dicano quando, chi è convocato e tutto. Solo per questo. Solo per questo, io mi fido di tutti, ma in questi tempi, se vedo carta scritta, sono più contento, e siccome è previsto l'incontro per martedì con la prefettura, è lì, verrà fuori. E siamo contenti, sì. Il problema non è solo la contentezza del conquistato il tavolo, ma le compagne. Ma ora la so importante, eh. E come ho detto ieri in qualche intervista,
Poi dove conta? E cosa si discute su quel tavolo? Perché per conquistare il tavolo il confronto, Dio ce ne stia anche lì, va benissimo. Ma i contenuti non vengono fuori, ma se quei contenuti che ne diciamo molta. Ecco perché diventa importante come manteniamo a livello di attenzione e di tensione in città su questa roba. Ecco perché condivido la proposta che è stata fatta, perché riprendeva anche il versico nell'ultimo intervento. Sì, manteniamo il presidio, manteniamo, magari facciamo sì, lo dico alle altre categorie, che vengano da altri luoghi di lavoro a incontrarci dentro il presidio, a parlare e discutere insieme, manteniamolo vivo per tutto il tempo che è necessario. Certo, non senza, vi ho detto prima H24, no, ci serve H24, ci serve durante il giorno che sia un momento di confronto con altri lavoratori, con altri RSU, per far vedere che c'è, ci siamo, che ci siamo. Infine tutti, facciamo attenzione, eh? Se si prende una decisione del genere, non è che al presidio ci si trova a tre, eh? In tre al presidio no, eh? Se non ne facciamo di nulla, siamo onesti tra noi, quando siamo un'assemblea non ci serve nessuno. Onesti tra noi, se si fa, ma niente ci deve essere. Vuol dire essere fuori dall'area di lavoro, si è capito, vero? Perché vuol dire questo. Magari lo ci porta la moglie, lo ci porta il marito, ma anche questo può essere utile, anche questo può essere utile, per far vedere che siamo, ci siamo e ci saremo. Quindi questo è importante. Partiamo da quando? Io valutiamo. Si può partire o da oggi o partire anche da lunedì, perché guardate, lunedì per noi diventa l'elemento più importante, io ho apprezzato, e penso tutti quanti abbiate apprezzato la dichiarazione che ha fatto Massimo Lanzoni a nome per conto di tutte le imprese del ritorno. Perché per lunedì noi, al di là che c'è un'altra piccola cosa che ci fa accomodare tutti, e ci sono le televisioni, e ci fa accomodare tutti, e siccome le televisioni di carattere nazionale, a quel presidio e andavano con la telecamera e un danno arrivava bene alla fine, eh? E un danno arrivava bene alla fine, quindi il massimo di partecipazione a quel presidio. E poi qualcuno se ha voglia di incontrarci si muoverà dal governo, il luogo istituzionale ci verrà a trovare. Non ci muoviamo, non ci muoviamo, ma il presidio ci deve sentire, questo è l'altro presidio, deve arrivare al 23, al 23, con il massimo di partecipazione da parte di tutti. Si chiude con il 23, avete capito che non si chiude con il 23, vero? Non voglio dare una sensazione sbagliata, perché noi andiamo all'incontro, ci andremo col governatore, ci andremo con tutti, ascolteremo, e adesso nel giorno dopo, sono il giorno dopo, e sarà dopo di un giorno, ma ci si ritrova lì tutti insieme, eh? Ma ci si trova insieme anche alle istituzioni che hanno partecipato e parteciperanno con noi al tavolo, perché qualsiasi decisione che assumiamo dopo il tavolo e la assumiamo tutti insieme, non la volatura in basta, ma insieme alle istituzioni, insieme alla città, perché pronti a rientrare in campo se da quell'incontro non viene quello che noi ci aspettiamo. Questo è il segnale che noi bisogna dare forte, questo è il segnale che bisogna portare dentro i presidi e a quando usciamo a tutta la città. Ecco, grazie a tutti dell'intervento.